campionessa europea e argento mondiale, le Olimpiadi però hanno un mondo a sé, specialmente davanti al proprio pubblico. Katinka Ossu, corsia 2, appuntamento con i 400 fallito, restano questi 200 dove è campionessa europea ed è stata bronzo mondiale. È distrutta. Kathleen Leverenz, l'allieva di Terry McKeever, da Tucson, dopo due finali mondiali ha conquistato anche quella dei 400 e ora dei 200 olimpici. Sorpresa ai trials, l'atteggiamento deve essere lo stesso, occhi chiusi e giù a tutta. Ye Shi Wen ha dominato i 400 misti, ha frantumato il record del mondo e in questa gara in cui è campionessa del mondo cerca gli stessi risultati grazie allo stile libero nel quale è incubo vero per le avversarie. Alicia Kutz, una delle ragazze che vendono gara alla pelle e provano a salvare la regione australiana bronzo nei 100 delfino, dominati da Dana Palmer, gara aggressiva per lei. Arianna Kukoc, primatista del mondo, che a Roma fu anche campionessa eliminata, qui rischia di lasciarci le pelle, stretta nella morsa vicina e Australia serve tutta la sua cattiveria. E poi in corsia 7 sta per arrivare Stephanie Rice, campionessa olimpica in carica, ma lo era anche nei 400 misti, dove è stata